Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi voglio tornare con un video che in realtà io avevo già proposto qualche anno fa, che era quello del trucco in 5 minuti. Come spesso succede nei Guinness dei primati, molto spesso ci si ripresenta e ci si ripropone per migliorare il proprio record, e quindi questo è anche un po' un video di risposta a una delle sorelle Pixie Hu che ha appena lanciato il suo trucco in 3 minuti, la sfida del trucco in 3 minuti. E quindi io, insomma, mi è tornata la voglia di riprovarci e in questo modo rispondere al suo video e naturalmente salutarla. Ciao, e quindi ripropongo e mi ripresento con il video, questa volta non in 5 minuti bensì in 3 minuti. Allora, intanto vi faccio vedere, se volete saltare questa parte, vi mando al minutaggio dove comincia il video, però intanto vi faccio vedere velocemente i prodotti che ho utilizzato, visto che ovviamente non ho il tempo di farveli vedere durante la sfida. Allora, innanzitutto chiaramente il trucco è un trucco molto semplice, molto veloce, che chiaramente si può veramente realizzare quando avete davvero poco tempo. Allora, io come base ho utilizzato la mia BB cream, questa è forse la mia preferita in assoluto, ed è quella della Garnier per pelli miste grasse nella tonalità medium. Poi ho opacizzato con la Primed and Poreless di Too Faced, questa cipria ultra fine che ovviamente è un vero perfezionatore di pelle. E poi ho usato un blush, mi serviva un blush rosato, e ho preso questo della collezione della Kiko, una vecchia collezione della Kiko, la Sun Bronzing, nella tonalità Bon Min Pink, che è questo fard cotto molto illuminante, molto leggero, ed era uscita in una collezione estiva, quindi dà anche una buona luminosità alla pelle. In realtà questo è un prodotto che assolutamente non utilizzo d'inverno e vorrei, diciamo, un po' sfruttarlo nella bella stagione, perché ripeto, voglio utilizzarlo in questo periodo perché non è assolutamente un prodotto che utilizzo in inverno. Non è molto scrivente, dà però questo tocco rosato molto molto luminoso. Poi sugli occhi ho fatto una roba veramente velocissima, express, ho usato questa matita, anche questa uscita in una vecchia collezione estiva di Bottega Verde. La collezione si chiamava Brazilian Soul 2010-2011, ora non ricordo bene di preciso, e questa era una matita marrone con dei mini 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 glitter dorati, molto un po' sbrilluccicosa, marrone scuro. Poi sono andata con una passata veloce di mascara nero, questo è anche un vecchio mascara che oramai scrive quello che scrive, ed è della Maybelline, la Volume Express. Poi sotto gli occhi ho dato un'illuminata velocissima con la penna illuminante della Pupa, la Luminous Touch, che sto utilizzando veramente al posto del correttore, perché comunque quando non voglio coprire, non ho bisogno di coprire particolarmente occhiaie pronunciate, evidenti, che fortunatamente non ho, però comunque un minimo di illuminazione ci vuole. Con questa, diciamo, Luminous Touch mi trovo abbastanza bene, della Pupa. E poi infine sulle labbra ho utilizzato questo rossetto che vi avevo fatto vedere, avevo comprato questo inverno della Debbie, ed è mi pare si chiamino Kiss My Lips questi rossetti, e il colore è il numero 15, Eccentric Lips, ed è questo rosa corallo molto acceso che su di me diventa un po' freddino, però mentre dal bullet io lo vedo un rosa corallo tendente al rosso. Però molto bello, e anche questo l'ho comprato quest'inverno, ma in realtà io già sapevo, immaginavo che sarebbe stato un colore che utilizzavo dalla primavera in poi.
Ebbene ragazze, quindi vi lascio il trucco, spero che vi divertiate. Naturalmente consideratevi tutte taggate perché non è facilissimo, però insomma, così come per il trucco dei 5 minuti, mi sono veramente divertita tanto e ringrazio ancora Pixie Who per aver rinfrescato questa sfida divertente. Vi mando un grosso bacio e vi lascio al trucco. Ciao, alla prossima! Thank you.